La Bosnia-Erzegovina è uno dei paesi europei più ricchi di risorse idriche. Il corso superiore del fiume Neretva, che va dalle sorgenti fino a Konjic, è l'unico tratto rimasto libero da dighe e impianti idroelettrici. Un tratto che contribuisce in modo fondamentale alla ricchezza della biodiversità locale, con spettacolari canyon che conservano una quantità impressionante di specie endemiche, di flora e di fauna. Il rafting rappresenta un esempio tangibile e molto importante di protezione ambientale. Avevano programmato di costruire delle dighe in questo tratto del fiume. Interi paesi sarebbero scomparsi, la popolazione, i giovani soprattutto, avrebbe dovuto andarsene e questa zona sarebbe rimasta disabitata. Kasim è un ingegnere di Sarajevo, protagonista di questa storia. Circa 15 anni fa, a seguito della guerra, è tornato sulla sua terra d'origine e ha realizzato uno dei primi campi di rafting della Bosnia-Erzegovina, convinto che la ricchezza del paese fosse la natura incontaminata e la bellezza del fiume. Con una decina di giovani del posto, ha fondato un'associazione che è riuscita a fermare il progetto di impianto idroelettrico e le banche che lo avrebbero finanziato. Oggi l'associazione conta migliaia di aderenti in tutto il paese. E allora, il rafting... Hanno detto che è uno sport di squadra. Siamo un gruppo di donne, non dovremmo avere alcun problema a fare di una squadra un successo. Oggi, proprietario del campo nonché presidente dell'associazione dei rafters dell'area, è la figlia di Kasim, Rea. Ha preso in mano la gestione dell'attività e pensa in grande. Al rafting ha aggiunto anche il kayak, il trekking, ma soprattutto l'ospitalità. Sul futuro di questa terra, Rea ha costruito il suo. È bellissimo questo fiume, ha un'acqua trasparente, non c'è inquinamento qui, no pollution. No, assolutamente. Stiamo molto attenti a che nessuno comprometta questo ambiente, perché è la ragione per cui siamo qui. Se proteggete il fiume, proteggete il vostro futuro. Sì, yes. Eri molto convinta in questo. Yes. Lo proteggiamo perché è il nostro futuro. Questo fiume per me rappresenta la pace, il relax. Mi piace sedermi qui di fronte e vederlo scorrere, lasciare andare i pensieri e godermelo per quello che è. Il fatto di essere una donna che prende quindi un'attività in mano come questa è un vantaggio o uno svantaggio? È un po' tutti e due. È un'opportunità perché sono giovane, piena di vita e di voglia di fare, perché incontro un sacco di coetanei che la pensano come me. E in questo senso è una bellissima opportunità. Ma è anche difficile perché sono molti quelli che ancora oggi non prendono le donne seriamente in considerazione. Ah sì? Sì. Ma noi siamo più forti. Sì, siamo più forti, decisamente. Certo. Parli italiano allora? Un poco. Mi hai fatto fare tutta l'intervista in inglese? Potevi parlare italiano. Diciamo che lo capisco, ma non conosco abbastanza termini da poterlo parlare correttamente. Ma voglio impararlo. È nel mio futuro. It's alright.